L'invasione di campo dei tifosi dell'Alessandria Calcio di giovedì scorso, subito dopo il rigore realizzato da Rubin, che significava la promozione in Serie B, è costata al club guidato da Luca Di Masi un'ammenda di 10.000 euro, comminata dalla Lega Pro, che in questa maniera spiacevole salutava l'abbandono degli alessandrini del torneo di Serie C, accusando la società di aver lasciato i cancelli volutamente aperti, permettendo a centinaia di persone di entrare, persone che poi avrebbero tenuto un atteggiamento aggressivo e offensivo nei confronti degli avversari. I tifosi però da subito non hanno voluto sentirsi il capro espiatorio di un momento che voleva solo essere una festa nei confronti della loro squadra del cuore. Non ci sono stati danni, infatti, e l'invasione è stata totalmente pacifica, hanno chiarito alcuni ultras grigi. Però abbiamo comunque provocato un danno alla società, che intendiamo risarcire. Una decisione che, appena arrivata la notizia della sanzione, i tifosi hanno preso immediatamente, senza alcuna esitazione. Pagheranno loro la multa, lo faranno tramite una sottoscrizione alla quale chiunque vicino alla squadra potrà aderire, recandosi munito di documenti presso la tabaccheria Le Nervi di Piazzetta Bini, o conversamento tramite PostePay Evolution. Terza opzione, lasciare 10 euro presso il negozio di Via Dante di uno storico tifoso grigio, Aureliano Camurati. Un gesto accolto con commozione dal club grigio, che aveva comunque minimizzato ciò che era accaduto la settimana scorsa al Mocagatta al fischio finale. Lo stesso presidente Luca Di Masi aveva definito la presa di posizione della Procura federale eccessiva, considerando il momento di festa atteso per 46 anni. È arrivato dopo una tensione vissuta da tutta la città per tutta la durata dei play-off, fino all'ultimo calcio di rigore centrato da Rubin, dopo l'errore dal dischetto di Gasbarro. La Lega Pro ha voluto giustamente rispettare le regole scritte, ha commentato il presidente, ma a volte bisognerebbe agire anche e soprattutto con un po' di buonsenso, anche perché i tifosi si sono allontanati quasi subito e soprattutto non hanno recato offese alla panchina del Padova e al suo allenatore Mandorlini. Quel che è giusto, dicono i tifosi, ma per noi è altresì giusto contribuire e raccogliere i 10.000 euro necessari per pagare la multa, e c'è da scommettere che la cifra sarà raggiunta in brevissimo tempo, anche perché quanto sarà raccolto in eccedenza sarà devoluto alla Fondazione Uspidaletta. L'iniziativa è stata coordinata dal club Amici dei Grigi, Circolo Orti Incontra.